Forse da domani non starnutiremo più dopo la diretta di questa sera. Allora, benvenuti, buonasera, 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 buonasera da me e dal dottor Marco Lombardi. Benvenuto Marco. Buonasera, ciao Davide. Allora, benvenuti, benvenuti, vediamo chi si connette per primo. Una diretta molto primaverile, una diretta, tra l'altro oggi, io che non sono allergico assolutamente a nulla, continuavo a starnutire, tutti questi pioppi che si infilano a casa dappertutto, pioppi che passano a destra e a sinistra e soprattutto quando fate e quando faccio attività. Ciao Giovanna, salutateci nei commenti. Giovanni, scusami, perdonami, inizio a perdere qualche occhio. Buonasera Nadia, vedo che ci stiamo connettendo, lasciate like, lasciate like. Buonasera Sabrina, ecco qua Angela. E buonasera a tutti voi. Questa sera vogliamo parlare di un argomento molto interessante, Tania, un argomento che ci potrebbe andare ad aiutare e a migliorare la qualità di vita, perché io so per certo che ci sono persone che hanno un mal di gola fortissimo, un raffreddore pazzesco, soprattutto. Ciao Michela, benvenuta. Lasciate like, salutateci nei commenti e condividete, condividete perché vi stavo dicendo, l'altro giorno sono andato a correre e ho avuto una difficoltà estrema a un certo punto a smettere di starnutire. E io non sono dichiarato allergico, non ho fatto mai, non ho avuto dei problemi gravi. In questo periodo invece è pazzesco veramente l'impatto di questi benedetti pioppi. Poi, questi problemi si estendono poi su alcune persone con diciamo gravi sintomi, ma poi ne parleremo. Ecco, Tania. Tania, vediamo chi di voi soffre. Scrivetelo nei commenti, chi di voi soffre di problemi legati alle allergie. Allora, benvenuti, benvenuti. Io vi do il benvenuto all'interno del martedì anti-aging, dove parliamo sempre di argomenti molto interessanti. Questa sera parleremo di allergie stagionali. Ecco, Giovanni dice che ne soffre. Allora, Giovanni, tra poco ne parleremo insieme, magari con i tuoi commenti potrai dare il tuo contributo e cercheremo di capire come andare a rimediare. Un'altra cosa interessante che andremo a chiarire stasera è qual è l'esercizio, ma poi lo capirete poi a fondo durante la diretta, che diciamo, reagisce nel modo che purtroppo mette in condizione il nostro corpo di reagire in maniera negativa e quindi di enfatizzare gli effetti negativi dello stimolo indotto proprio dall'agente esterno. Che poi non è un vero e proprio nemico, è proprio il nostro sistema immunitario che tende un po' a diventare pazzo. Comunque chiederemo al nostro grande esperto Marco. Marco, ho visto anche una foto oggi, mi è piaciuta una foto, mi sembra, del lago, se non sbaglio. Desenzano del Bene, Garda. bene, bene. Ecco, bello, bello, bello. Vediamo cosa ci scrive Nadia. Ufficialmente non soffro, ma quest'anno mi bruciano tantissimo gli occhi. Potrebbe essere allergia. Guarda, Nadia, ti rispondiamo dopo, ma quello che ti dico è che io non soffro di allergie, non ho mai sofferto quest'anno, veramente non so perché, sto diventando pazzo, eh. Riccardo, io fino a un paio d'anni fa soffrivo di allergie, anche se non in maniera forte. Poi, da quando ho tolto cereali, legumi, latticini, non ho più fatto uno starnuto. Questa è una bellissima osservazione e ne parleremo. State dando già molta carne al fuoco, interessante, tante cose interessanti da approfondire. È il nostro sistema immunitario che si movimenta. Come vedi, Marco, abbiamo persone molto, molto, molto esperte che ci seguono anche da un annetto a questa parte. Io vi ricordo le dirette del mese prossimo, interessanti, dove avremo dei pezzi grossi veramente sulla nostra pagina, torneranno veramente dei nomi conosciuti e qualcuno meno conosciuto che potrebbe diciamo, essere di vostro interesse. Avremo con noi il grandissimo dottor Gabriele Prinzi con la dottoressa Livia Emma. Entrambi molto molto conosciuti che presenteranno il loro libro. Io ascolto, ascolta la tua pancia, molto bello sia il titolo che il libro stesso. Sabrina ci scrive: io da un mese ho un mal di gola che va e viene, e poi arriveremo a tutte le vostre osservazioni. E oltre a questo avremo anche il dottore, a fine mese, il dottor Francesco Garritano, che presenterà il suo libro.
il suo libro che si chiama SOS Immunitario, quindi SOS Sistema Immunitario. Tania che scrive: pure io tolgo glutine e sto meglio. Tra l'altro, stavamo parlando del libro di Francesco Garritano, del quale Marco ha scritto in modo egregio un capitolo anche al suo interno, molto interessante. Ne parleremo però durante la diretta di giugno. E sarà un giugno particolarmente fiorente da questo punto di vista, perché sarà il giugno dove per la prima volta avremo qua con noi Federica Cavallini. La conoscete come la dottoressa della psoriasi, o meglio, la dottoressa del metodo Apollo, la dottoressa che cura senza farmaci la psoriasi con risultati fantastici. Quindi avremo un giugno molto ricco. Avremo poi la prossima settimana Capone, anche lui un personaggio molto interessante e che vi farà vivere da vicino come una storia, come una fiaba. L'infiammazione sistemica, ma ne parleremo poi direttamente con lui, con Marco. Marco, soffri di allergie tu in No, particolare? no, per fortuna no. Fortunatamente no, una lieve allergia agli acari della polvere, che è abbastanza, un'allergia abbastanza comune, però diciamo che sintomi allergici importanti non ho mai avuti. Guarda, te lo Quindi, chiedo, ecco, no, da te lo questo chiedo punto di perché vista, no. anch'io penso di non soffrire di allergie. Poi chiariremo magari alla fine della diretta di oggi, avrete un'idea generale di che cosa veramente sono le allergie e che quando parliamo di allergia, che cosa succede nel nostro corpo. Perché tante volte la parola allergia è scambiata quando parliamo di alimentazione con intolleranza. Invece facciamo una differenza fondamentale che dovete imparare, eh? E poi andremo a fondo e cercheremo di capire perché ci sono persone che in questo periodo, anch'io, raffreddore mai avuto, incredibile, eh? Tra l'altro un sistema immunitario particolarmente efficiente. E a volte però il sistema immunitario troppo efficiente non è che sia troppo efficiente, non è che sia poi una cosa così tanto positiva. Comunque, Marco, allora, quando parliamo di allergia, che cosa intendiamo? Cioè, che cos'è un'allergia? Da dove Un'allergia, nasce, eh? come ha già scritto qualcuno, è una, diciamo, una risposta violenta del sistema immunitario che riconosce come estraneo, come un nemico, una sostanza che di per sé è innocua, quindi che viene chiamata, definita allergene. E questa sostanza, questo allergene può essere i pollini, può essere rappresentata dai pollini, quindi le allergie stagionali dell'argomento di stasera. Può Certo, essere certo. rappresentato da un alimento, quindi abbiamo il capitolo delle allergie alimentari. Ci possono essere delle allergie da contatto, quindi ad esempio parliamo di nickel, quindi ci sono delle forme di dermatite allergica da contatto con il nickel. Certo. E ci sono poi, ecco, delle varie situazioni dove il sistema immunitario riconosce un nemico e scatena una risposta violenta, eccessiva, che poi porta tutti quei sintomi allergici, quindi che abbiamo già citato, anche le persone con le loro domande hanno già detto in Certo. parte. Quindi abbiamo i famosi starnuti, abbiamo gli occhi rossi, gli occhi che lacrimano, abbiamo il prurito, abbiamo mal di testa, tutti quei classici sintomi un po' delle allergie stagionali. Poi ci sono magari invece per quanto riguarda delle allergie alimentari anche dei sintomi che colpiscono altri organi, quindi ad esempio l'apparato gastrointestinale. Quindi poi potremmo avere dolori addominali, nausea, diarrea, oppure anche Certo. dei sintomi violenti a livello respiratorio, quindi persone che soffrono di asma, quindi di broncocostrizione, di appunto difficoltà respiratoria, di affanno, fino ad arrivare poi alla conseguenza più grave delle allergie che si chiama shock anafilattico. Quella diciamo che è la conseguenza più grave a livello clinico di cui una persona allergica può Può soffrire arrivare a e addirittura soffrire. può essere anche mortale se non si interviene in tempo. Lo shock anafilattico può essere mortale. Infatti, le persone che sanno
di soffrire di reazioni violente, allergiche o che hanno già avuto uno shock anafilattico, vanno in giro con la famosa fiala dell'adrenalina, la portano sempre con sé Certo. perché l'adrenalina è salvavita. In caso di shock anafilattico, l'unico salvavita è l'adrenalina. Sì, Quindi c'è uno spettro molto ampio a livello clinico. certo. Io leggevo un articolo molto interessante l'altro giorno che diceva che le allergie sono in aumento e che dava colpa al clima, ma è soltanto il clima che sta veramente aumentando questo fenomeno, pazzesco? Sicuramente il clima c'entra, perché comunque anche con i cambiamenti climatici, con l'inquinamento, quindi l'aria che è peggiorata, la composizione dell'aria che è molto peggiorata, sono aumentati anche ad esempio i fenomeni irritativi a livello della pelle legati all'inquinamento. Quindi sicuramente la Infatti, componente vedi, climatica c'entra. Giovanni ci scrive anche della dermatite, per esempio. Esatto. Poi anche sulle dermatiti ci sarebbero da fare dei distinguo perché ci sono tantissime forme di dermatite. Ad esempio la Certo. dermatite atopica, esatto, che è quella, come magari vedremo dopo, può essere legata a delle forme allergiche. Certo. Quindi però non c'è soltanto la componente climatica. La teoria più accreditata degli ultimi anni è la cosiddetta teoria igienica legata all'aumento delle allergie, cioè al fatto che nella nostra società, soprattutto anche quando si parla di bambini, crescono in ambienti, tra virgolette, troppo puliti, entrano di meno in contatto rispetto al passato con i microbi, quindi magari giocano di meno, che detto così in questo periodo risulta un po' strano, si sporcano, giocano di meno tra di loro, però questo per dei bambini può rappresentare una palestra per il sistema immunitario. Invece, Certo. negli ultimi anni, si tende, ecco, a farli crescere in ambienti molto puliti, fin troppo alcune volte igienizzati, e quindi, lasciando stare magari, ecco, questo periodo particolare della pandemia, però in generale, ecco. Manca un po' questo stimolo già a livello pediatrico sul sistema immunitario, quindi non essendo abbastanza allenato, diciamo che il sistema immunitario poi viene ad essere squilibrato e può poi portare allo scatenarsi di allergie, quindi a reazioni eccessive contro, come dicevo, molecole e sostanze innocue. Quindi è già importante per la prevenzione dell'allergia agire precocemente, quindi già dall'infanzia. Quindi, ma questo può succedere anche per, appunto, come scrive Giovanni, per troppa pulizia, ma può succedere anche nell'adulto, cioè l'adulto che porta per un anno e mezzo la mascherina, poi può vedere aumentata magari questa reattività alle sostanze esterne? Allora, di base c'è sempre una predisposizione da parte della persona, quindi per lo scatenarsi delle allergie non c'è un'unica causa, quello è da dirlo. Di base sicuramente c'è una predisposizione, se in famiglia noi abbiamo dei familiari allergici che magari hanno sofferto di dermatite atopica nell'infanzia o sono allergici, sicuramente noi abbiamo una predisposizione maggiore per le allergie. Però poi entra potentemente in gioco anche tutta la questione ambientale, quindi legata oltre al clima, oltre a quello, legata proprio a come noi rispondiamo, a come noi viviamo sostanzialmente. Quindi anche qui poi entreremo più nel dettaglio, sicuramente entra in gioco anche la componente dello stile di vita, Certo, di quindi come sia la anche. genetica che l'epigenetica, Esatto, quindi. l'epigenetica, come magari qualcuno che ha citato degli alimenti che potrebbero portare a dei peggioramenti. Quindi sicuramente poi si parla sempre di patologie non legate ad un'unica causa, ma ad un insieme di concause. Certo. E anche qui dopo è sempre importante andare a studiare il singolo soggetto, quindi capire bene il soggetto che si ha davanti,
capire le sue predisposizioni, però anche poi tutto il ruolo, come dici tu, dell'epigenetica. Quindi Certo. andare ad agire poi su tutti gli altri aspetti, perché il Quando trattamento delle allergie deve essere un trattamento poi anche qui integrato. È importante certo. che sia un trattamento integrato. Quando parlavamo prima, per esempio, del glutine, no? Sì. Magari di una reazione quindi del sistema immunitario a una determinata sostanza, e in quel caso va ad incidere negativamente sulla reattività alle allergie perché c'è una diminuzione proprio un impegno elevato del sistema immunitario che non riesce a sopperire, quindi non riesce più a fare una trasduzione genica di questo. Allora, C'è un poi riguardo agli impegno quando alimenti. viene, diciamo, sovraccaricato questo sistema immunitario, dove c'è una particolare reattività, quindi reagisce in maniera errata a un alimento, in questo caso al glutine, cosa accade poi sulla polvere? Ok, allora, innanzitutto è importante poi quando si parla di alimenti capire bene la differenza, perché come detto, hai accennato anche tu all'inizio, si fa confusione ancora oggi tra allergie e intolleranze alimentari, perché sono due fenomeni diversi e vedono anche attori diversi del sistema immunitario partecipare. Quindi questo è importante. Allora, ad esempio, per quanto riguarda le allergie, entrano in gioco un determinato tipo di anticorpi che si chiamano IgE, che sono quelli che si vanno anche a dosare nel sangue delle persone allergiche. Mentre invece nelle intolleranze entrano in gioco altri tipi di anticorpi che sono le IgG. E questa è una differenza, una prima differenza. Poi un'altra differenza tra allergie e intolleranze importante è che per quando parliamo di intolleranze, questo fenomeno è legato ad un accumulo nel tempo, cioè quindi ad uno stimolo ripetuto. Quindi potrebbe essere un'assunzione ripetuta nel tempo eccessiva di un determinato alimento, che quindi porta il sistema immunitario a superare un livello soglia e quindi a reagire. E questa è l'intolleranza, che in realtà è un termine un po' superato, perché adesso più che di intolleranza si parla di infiammazione da cibo. Quindi il termine più corretto sarebbe questo. Dove appunto noi mangiamo sempre uno stesso alimento o in modo eccessivo, il sistema, a un certo punto il sistema immunitario reagisce perché viene superato un livello di soglia, un livello di tolleranza, appunto, e quindi inizia poi a scatenare dei sintomi che sono anche abbastanza subdoli, E che sono magari simili a quelli delle allergie, quindi. che possono essere simili a quelle delle allergie, solo che per quanto riguarda i sintomi delle allergie, questi sintomi si scatenano in maniera violenta e non dipendono dalla quantità, in questo caso, dell'alimento. Quindi basta anche pochissimo alimento per scatenare i sintomi allergici. Ad esempio, chi è allergico alla nocciola, basta anche una puntina di un coltello che è stato in contatto con la nocciola. Per magari scatenare in quella persona dei sintomi allergici. Quindi Ecco, la invece quando c'è per esempio un'allergia classica alle fragole, no? quale fragola? Ecco, c'è magari la persona che mangia una puntina e si scatena la reazione, però questa reazione è più contenuta, è proprio dovuta alla quantità, quindi di esposizione alla. Sì, esatto. Quindi è questo importante tra allergie, è la differenza tra allergie e intolleranze. Proprio questo è un Certo. concetto importante da capire. Qui E poi mi dicevi. Giovanni ci dice, io sempre le IgE a 300, le IgE, facciamo chiarezza, quali sono? IgE sono gli anticorpi che entrano in gioco nelle allergie, mentre, come ho detto, nelle intolleranze aumentano le IgG. Per chi è allergico si fanno degli esami specifici, si vanno a dosare ad esempio le IgE totali e si Certo. vanno a dosare poi le IgE, quindi questi anticorpi specifici contro ad esempio un alimento verso cui sei allergico, sei allergici o Ma quella determinata sostanza. Quindi ecco, si fanno questi queste dosaggi. IgE possono rimanere elevate per tantissimo tempo, Possono rimanere elevate, sì. senza che si scopra la causa, no?
Una persona di solito allergica poi sviluppa dei sintomi, c'è da capire verso quale agente è allergico. E qui si fanno dei test sia su sangue e sia si fanno dei test cutanei. Il più famoso si chiama PRIC, PRIC test, che è un test cutaneo dove si vanno a testare tanti allergeni per capire dove poi c'è la reazione a livello della pelle. Si fa entrare in contatto a livello cutaneo un allergene. Una goccia di questo allergene a contatto con la pelle, si aspetta un tot di tempo, un quarto d'ora, 20 minuti, e poi si vede se sulla pelle c'è una reazione, c'è un gonfiore, un ponfo. E questo vuol dire che quella persona è allergica a quel determinata sostanza, che può essere un alimento, un polline, il pelo del gatto. Ecco, ci sono poi vari allergeni che vengono testati con questo test che è abbastanza conosciuto, che si chiama PRIC, è un test sulla pelle. Quindi poi la diagnosi bisogna un po', ecco, inquadrare bene e si fanno questi tipi di test. Poi c'è tutto il mondo dei test delle intolleranze alimentari, qui ce ne potremmo parlarne per ora, Sì, no, c'è una domanda perché... molto interessante perché è una domanda molto comune che fa Nadia, grazie per averla fatta. Ufficialmente non soffro, ma quest'anno mi bruciano tantissimo gli occhi. Potrebbe essere allergia? Potrebbe, sì, potrebbe essere una sensibilizzazione allergica, poi bisogna capire magari se è stato in determinati ambienti, se c'è una familiarità per le allergie, però il fatto del bruciore agli occhi sicuramente è un sintomo caratteristico dell'allergia, quindi potrebbe essere una forma di sensibilizzazione, poi bisognerebbe capire un po' di più. Certo. Però poi, sì, giustamente poi scriveva Riccardo, come ha scritto prima, ha tolto cereali, legumi e latticini e non ha più fatto uno starnuto, proprio per Perché? l'innalzamento. Esatto, perché poi alla fine quello su cui bisogna andare ad agire è il discorso fondamentale anche dell'equilibrio intestinale, perché è lì, l'abbiamo detto un miliardo di volte, il sistema immunitario si concentra a livello intestinale, per il 70% è lì. Quindi, essendo a stretto contatto con l'intestino, noi dobbiamo evitare che cosa? Dobbiamo evitare l'infiammazione dell'intestino. Perché altrimenti questo va ad incidere sul sistema immunitario lo va ad alterare, lo va a squilibrare, perché proprio il sistema immunitario è costituito da una bilancia. Si può definire, ecco, una bilancia in equilibrio. E quindi quando noi abbiamo poi un intestino infiammato, questa bilancia immunitaria si altera, si squilibra, e va a favorire ad esempio i fenomeni allergici. Ed è per quello che andare ad agire sull'alimentazione per evitare l'infiammazione intestinale è fondamentale nel trattamento integrato delle allergie. E quindi poi magari la persona ecco, bisogna capire anche il tipo Sì, di diciamo alimenti che che prende. dobbiamo uscire un po' da quel famigerato dogma ormai che ormai è stato sdoganato, però del fatto che allora ho la reazione, allora chiedo qual è il farmaco che devo andare a prendere. Proviamo a capire prima come posso intervenire, magari diamo una mano al nostro sistema immunitario con Sì, ad qualcosa di naturale. equilibrarlo perché è quello, quindi sicuramente agire sull'intestino è fondamentale. Certo. E qui abbiamo detto tante volte come si può fare Qua Giusy per ci scrive: agire. Buonasera, buonasera, io sono diventata allergica ai pollini l'anno dopo un grosso incidente e mesi di farmaci. A distanza di anni sono anche intollerante al lattosio, devo stare attenta all'istamina. Ok, sì, quindi No, è ecco, dopo. interessante il fatto del farmaco, cioè un uso, ma direi abuso dei farmaci può portare poi a un'allergia? Allora, l'abuso dei farmaci noi sappiamo che può andare ad alterare poi l'equilibrio a livello intestinale, quindi per le allergie di solito che farmaci si usano? Si usano il cortisone, gli antistaminici. Sì. E sicuramente un uso eccessivo di alcuni farmaci può andare ad alterare l'equilibrio
a livello intestinale, quindi sul sistema immunitario. Quindi sicuramente quando servono vanno benissimo gli antistaminici per bloccare le reazioni acute, il cortisone per bloccare fenomeni acuti allergici vanno molto bene e quando servono bisogna prenderli. In affiancamento a questo tipo di trattamenti però si può andare ad agire, tra virgolette, in maniera più naturale. Più naturale è attraverso sicuramente, come dicevo, l'alimentazione, quindi andare ad aumentare l'introito con l'alimentazione di vitamine e sali minerali, ad esempio di vitamina C. Vitamina C ha un'azione antistaminica e antinfiammatoria, tra i suoi mille effetti va anche un'azione antistaminica, quindi aumentare sicuramente la frutta e la verdura per chi è allergico. Certo. E cercare di, quindi un'alimentazione, privilegiare un'alimentazione vegetale e poi stare attenti agli alimenti che possono aumentare l'infiammazione. Quindi sicuramente attenzione, come abbiamo detto tante volte, allo zucchero, all'eccesso di glutine e anche Certo. di, in alcune persone particolarmente sensibili, anche i latticini, perché anche Certo. sui latticini ci sono vari componenti che possono scatenare o allergie, oppure il lattosio che può portare all'intolleranza, come ha detto anche Certo, certo. in più Per c'è esempio, quella. io so del Ribes, il Ribes è molto interessante, ha Sì. delle grandi attività antinfiammatoria, ma soprattutto un'attività proprio antistaminica. Esatto. E poi E, aggiungo una cosa cioè sui latticini. viene utilizzata proprio come attività simile al cortisone, però Esatto. naturale. Esatto, sì, il Ribes nigrum, questa attività. Poi volevo aggiungere che appunto hanno visto da alcuni studi che anche un eccesso di latte e latticino aumenta la produzione di muco all'interno dell'organismo e sappiamo che in chi è allergico un aumento della produzione del muco non va bene. Quindi in alcune persone un po' più sensibili bisogna stare attenti anche appunto al discorso di latte derivati in caso di allergia. Certo, E certo. poi, come hai detto tu, ci sono dei rimedi come il Ribes nigrum, va benissimo, la vitamina C, la La rosa quercetina, canina. la rosa canina, la quercetina che si è sentita nominare anche per il discorso del Covid, che è un flavonoide, quindi una molecola che anche quella ha un'attività antistaminica. Quindi anche la quercetina Che poi Marco, allora noi parliamo di quercitina, la ora. gente pensa subito, all'integratore. Cioè la quercitina c'è anche negli alimenti. Per Esatto. esempio, uno dei migliori alimenti che possiate mai mettere in tavola, e purtroppo è un grasso. Quando si parla di grassi, si spaventano subito le persone. Però se iniziamo a dire che è un grasso vegetale ricchissimo e straricco di poteri come l'olio d'oliva, nell'olio d'oliva ritroviamo anche la quercitina, oltre a tante altre ottime sostanze, Sì. no? E sto pensando, per esempio, anche alla La mela. liquirizia, che è un'attività antistaminica, cioè ha un'attività di inibitore. Poi c'è allora, tutto il complesso di quegli antinfiammatori, per esempio gli omega, che agiscono L'omega 3 poi va sul benissimo. famoso bilancio, no? Va Questi benissimo famigerati omega. sicuramente. Sicuramente anche gli omega 3 per le allergie vanno benissimo perché hanno un'azione proprio antinfiammatoria. Aiutano a riequilibrare il sistema immunitario. Quindi sicuramente va benissimo, così come un aiuto per l'intestino, quindi probiotici, andando a Esatto. capire prima magari com'è la situazione a livello intestinale. Poi ci sono dei probiotici che hanno visto dei ceppi specifici che possono aiutare proprio nei confronti delle allergie. Perché, come Certo. abbiamo detto, negli ultimi tempi si sta cercando proprio di anche capire quali ceppi probiotici specifici possono essere utili per i svariati problemi, i Ci disturbi. sono dei Però, begli studi perché vanno ad analizzare proprio tutte le varie tribù, no? esatto. Però in Guarda. generale prendere dei buoni probiotici può essere utile per equilibrare l'intestino, quindi il sistema immunitario squilibrato, iperattivo, diciamo Certo, così. c'è una bella domanda di Giovanni, te la faccio, guarda, questa è proprio tua. C'è correlazione tra le IgE alte e l'ANCA positivo? Allora, gli ANCA sono degli autoanticorpi che sono positivi in alcune patologie che si chiamano vasculiti.
vasculiti, infiammazioni dei vasi sanguigni ad origine autoimmune, che possono essere legate a questi ANCA, che sono degli autoanticorpi. Sì. Quindi, in questo caso, vuol dire che c'è un'iperreattività generale del sistema immunitario che ha portato all'allergia e anche alla produzione di autoanticorpi, quindi diciamo ad un discorso autoimmune. Vuol dire che proprio il sistema immunitario è impazzito, è andato in tilt, ha scatenato un'iperreattività. Certo, certo, Quindi ci certo. può essere una correlazione, assolutamente. Sì. Interessante, interessante. Poi un'altra, prima abbiamo nominato la quercetina, Sì. c'è un altro elemento importante, le catechine del tè verde, sono epicatechin gallato. Sono tutte delle sostanze molto interessanti che si trovano dentro il tè verde, che vengono sponsorizzate molto come antiossidanti. Poi in realtà fanno un po' questo lavoro anche, no? Sì, Vanno a controbilanciare quel problema che dicevi tu, no? antinfiammatori, antiossidanti, perché di base appunto c'è sempre un'iperinfiammazione, quindi anche il tè verde con le catechine può andare bene. Poi il tè verde ha veramente tantissime proprietà e si è visto che può avere anche un effetto antistaminico, anche il tè Certo. verde, quindi sicuramente prendere del tè verde, Tè magari verde, poi adesso eventualmente mi anche viene in lì mente un'altra visto sostanza. l'integrazione, però Sì, c'è la boswellia molto interessante, e la un'altra curcuma. sostanza molto naturale, molto interessante in questo senso, sempre potrebbe essere l'ortica. Nell'ortica vi è quercitina. Sì, Noi assolutamente. parliamo molto bene della quercitina perché la quercitina, ci sono degli studi che sono che molto, molto interessanti sulla quercitina. Sì. Ovviamente quelli più ampi in termini di campioni sono sugli omega, ok? Proprio perché a oggi gli omega hanno un effetto pleiotropico, un effetto su più aspetti veramente che è fantastico. Integrazione continua, SNI, nel senso che magari se hai già un'alimentazione dove mangi parecchie noci, dove hai un'alimentazione bilanciata, è un po' abbastanza inutile, no? In Sì, questo esatto. senso. Come la quercetina, magari sicuramente in primis privilegiare gli alimenti, hai citato tu l'olio, la troviamo nella mela, nei capperi, anche nella cipolla rossa è molto ricca di quercetina. Quindi Sì. sicuramente in primis l'alimentazione, così come per gli omega, del buon pesce, sicuramente già ti dà un introito molto importante di omega. Poi in alcune situazioni si studia un'integrazione personalizzata, però partendo sempre dalle basi alimentari, Esatto. perché poi di molecole ne abbiamo tantissime, quindi che possono aiutare anche proprio con queste azioni antinfiammatorie e antistaminiche. Però sicuramente un primo passo è mettere a posto l'intestino, perché se noi mettiamo già a posto l'intestino, lo andiamo a riequilibrarlo, già il sistema immunitario, già quindi diminuiamo l'infiammazione e questo aiuta anche a ridurre questa iperreattività del sistema immunitario. Quindi già questo è un consiglio, secondo me, importantissimo da dare per affrontare Esatto. le allergie. Ecco, poi volevo poi collegarmi su un discorso che volevo aprire, no? Sull'esercizio fisico. Sì. Però volevo parlare con te un attimino dell'aspetto invece più fisiologico, no? Che è quello di vado a farmi una camminata, inizio a camminare, vado nei boschi, ci sono tanti pioppi, inizio a stare male. L'esposizione in primis è quella delle vie respiratorie. Quindi adesso prima abbiamo sentito degli occhi, no? Però la sofferenza più grande, diciamo non la più pericolosa, quella che più invalidante risulta essere quella alle vie respiratorie, quindi naso, raffreddore, tosse e altro. Quindi io dico e penso, no? Siccome mi è stata chiesta questa cosa durante la settimana anche, no? Ma qual è l'esercizio alla fine che devi fare in questi periodi, no?
cioè, continuate pure a fare l'esercizio che state facendo, cioè non è che dovete diminuire sicuramente da una parte l'esposizione fisica, quindi andare a fare la vostra corsa o quello che state facendo, la camminata, in posti dove c'è sicuramente, per esempio, meno pioppi e meno di queste cose qua. Perché di base, quando iniziamo un esercizio aerobico, le vie aeree, alveoli, eccetera, eccetera, incamerando più ossigeno e ovviamente si rendono più sensibili. Sei d'accordo, Marco? Sì, Cioè, assolutamente sono sì. più Certo, sensibili all'aria respirata e quindi ai vari pollini e alle varie sostanze. Quindi l'esercizio che possiamo far quadrare e chiudere il cerchio e dire qual è l'esercizio tra virgolette peggiore. L'esercizio che più induce questa situazione e che enfatizza questa situazione è l'esercizio aerobico. L'esercizio aerobico che può essere la corsa, soprattutto l'alta intensità, perché provate a immaginare, quindi una maggiore reattività di bronchi, alveoli, eccetera, eccetera, vi pone in una situazione di esposizione maggiore, sia dal punto di vista fisico, proprio che dal punto di vista dello scambio, no? Esatto. Di ossigeno e poi di tutte queste sostanze, no? Che poi queste sostanze, più sono piccole, come funziona? Più sono piccole, più riescono a penetrare all'interno di Sì, sostanzialmente sì, però dopo dipende appunto dalle singole reattività, però sono veramente minuscoli questi allergeni, sono particelle veramente piccolissime. Che poi possono penetrare le vie aeree, quindi sicuramente situazioni che favoriscono un iperscambio respiratorio possono poi, diciamo, Esattamente. aumentare il discorso dei sintomi. Certo. Poi il discorso dei sintomi, da una parte, quindi esponetevi di meno fisicamente e cercate di ridurre proprio cioè l'esercizio aerobico che state andando a fare, cioè spostatevi magari su esercizi dove la componente respiratoria sia meno implicata, ok? Un po' di base è questo il modo per andare a contenerle, no? Da una parte. Dall'altra, un elemento che si sente dire poco e che tengo a ribadire è questa. Partiamo dalle origini dell'esercizio fisico. L'esercizio fisico di base è infiammatorio. L'esercizio fisico di base nell'acuto porta un insulto al sistema immunitario. Ne abbiamo parlato nel periodo Covid tantissimo, no? Fa bene, fa male, fa bene, eccetera, eccetera. Nel momento che io ho fatto un esercizio aerobico, e poi vi spiego perché l'aerobico, vi dico aerobico rispetto a un esercizio, per esempio, di forza, no? Nel momento che io faccio un esercizio aerobico, vado a pormi in una situazione di stress ossidativo maggiore e quindi la finestra successiva all'esercizio pone il sistema immunitario, diciamo, in una condizione, in una finestra aperta, quindi una finestra dove la possibilità di diminuire, diciamo, la propria efficienza è più elevata. Quindi, se io vado in questo periodo ad ammazzarmi di attività aerobica perché voglio dimagrire, perché tra poco vado al mare, sto facendo un grave errore se soffro anche di queste patologie, di queste allergie. Perché con quell'esercizio lì sta contribuendo da una parte ad abbassare il sistema immunitario, secondo si sta esponendo proprio fisicamente a questi elementi che ci stanno mettendo in una condizione di difficoltà, che ci stanno mettendo in una condizione di peggioramento. Quindi il quadro che possiamo tirare è un po' questo. Cioè, Sì. Marco, ne hai parlato un po', no, dell'alimentazione, che è importantissimo andare ad abbassare in questo senso. Tutte queste sostanze che vi possono aiutare, tutti questi composti che vi possono aiutare, anche lì, come dici tu, va personalizzato. Perché? Perché Sì. a volte ci vendono tutti questi composti, per esempio Marco Perché se dice, no dovresti prenderne 10, insomma, dovresti no, prenderne 10 curcumina e insieme. boswellia. Allora, io stavo vedendo, no, su questi studi, anche su queste sostanze, soprattutto sulla curcuma, no? Antinfiammatoria. Il problema è che sono elevate le dosi da assumere per avere negli studi che abbiamo e le evidenze scientifiche. Quindi non è che possiamo prendere 10 sostanze diverse e
riempirci, Oh. ok? Dobbiamo scegliere le sostanze giuste e vedere anche quello che è la reattività con il nostro Esatto. corpo. Quindi la reazione che vi è del nostro corpo a questa cosa. Perché l'altro giorno ho fatto un post, no? Molto interessante che parlava, no? Che siamo ancora relegati al discorso delle calorie. Una caloria è una caloria, si dimagrisce. Se si abbassano le calorie, è ok, fin lì ci siamo. Ma mettiamo sul tavolo del pane e mangiamoci 400 kcal di pane. Dall'altra parte, se facciamo la stessa cosa col formaggio, stiamo mangiando 400 kcal. Ma di che cosa? Di nutrienti diversi. E Grazie. quando andiamo a inserire determinati nutrienti nel nostro corpo, la storia cambia. Da una parte abbiamo carboidrati e zuccheri, dall'altro proteine e grasse. Nessuno fa male. Non è che ce n'è uno che fa male e l'altro che fa bene. Dipende e mi piace molto perché mi sto interessando nell'ultimo periodo, dalla metabolomica, quindi dalla reazione che hanno le reazioni biochimiche che abbiamo all'interno del nostro corpo. Lo spiegavo Esatto. l'altra volta anche in una consulenza, cioè il nostro corpo reagisce agli agenti esterni e ricordatevi che gli alimenti sono agenti esterni che stiamo introducendo nel nostro corpo. Quindi è tutto un po', è proprio quello il motivo del quale vi ha parlato Marco prima, no? Vi ha detto questa correlazione, no, tra gli alimenti e gli agenti esterni che ci infiammano, qual è? È che da una parte l'agente esterno agisce tramite i nostri sistemi di comunicazione, la pelle per esempio, il sistema respiratorio, dall'altra con quelli interni, è più grande, cioè il sistema immunitario, la maggior parte risiede poi nell'intestino, no? Tramite il discorso batteri. Quindi queste cose secondo me sono interessanti, no? Sì, poi c'è anche, volevo parlare di un aspetto particolare che è quello dell'intolleranza all'istamina, che forse qualcuno ha citato prima, perché anche quella è una condizione che alcune volte passa misconosciuta. Magari non tutti sanno bene a conoscenza, hanno conoscenza dei meccanismi, e quindi magari la persona ha dei sintomi proprio che sembrano dei sintomi allergici, e poi però andando ad indagare bene si scopre che in realtà non è un'allergia, ma è un'intolleranza all'istamina. È un'intolleranza all'istamina sostanzialmente perché a quella persona manca l'enzima che riesce a degradare l'istamina, che è situato soprattutto a livello intestinale. Quindi, se una persona ha un'infiammazione intestinale, ha una disbiosi, questo enzima che riesce a degradare l'istamina gli viene a mancare, oppure la persona mangia tanta istamina, introduce tanta istamina con gli alimenti, e quindi si viene a trovare con un aumento eccessivo dell'istamina nel sangue. Sì, E il ruolo, ecco, l'istamina chiariamo un attimino il ruolo dell'istamina. sì, l'istamina è il mediatore, è uno dei mediatori principali dell'allergia. Quindi è quella che porta a problematiche a livello della pelle, quindi porta a dermatiti, orticaria, può portare a cefalea, può portare appunto a sintomi a livello respiratorio anche, poi ci possono essere sintomi gastrointestinali. Quindi un eccesso di istamina può portare a dei sintomi simili allergici, cioè uguali a quelli di cui soffre la persona. In realtà, ripeto, è un'intolleranza perché quella persona è carente di questo enzima che si chiama DAO. È un Di DAO, termine, la sigla che sta per un termine un po' è tecnico, amminossidasi, no? aminossidasi, Ah. che può essere dosato. Può essere dosato nel sangue insieme all'istamina. Quindi se tutti gli altri esami sono negativi, quindi le IgE, vari magari altri esami cutanei legati all'allergia, però la persona continua ad avere questi sintomi simili allergici, potrebbe essere utile andare anche a dosare questo enzima che si chiama DAO e i livelli di istamina, per andare ad Esatto. escludere che ci sia questa forma di particolare di intolleranza.
devo dire, quindi se ci fosse soltanto questo enzima particolarmente elevato, che solo quello, che cosa posso Carente. pensare? Questo enzima carente, la DAO, Sì. è legato molto alla condizione dell'intestino, quindi bisogna andare a lavorare sul ripristino dell'intestino, perché questo enzima, ripeto, è situato a livello della mucosa intestinale. Quindi se è danneggiata, l'enzima manca. Noi per farlo riaumentare, l'enzima, per farlo riesprimere, noi dobbiamo andare a riparare l'intestino, quindi andare ad agire sulla struttura intestinale. Quindi E quasi poi sempre, allora, quasi sempre il suo valore sfalsato, ecco, è diciamo concomitante ad altri valori che fuori dai range, oppure si può trovare anche solo singolarmente sballato questo. allora, questo valore può essere legato appunto all'infiammazione dell'intestino, oppure alcune volte una sua diminuzione di questa DAO può essere legata da un eccesso di alcol o di farmaci. Quindi l'infiammazione intestinale, alcol e farmaci possono ridurre i livelli di questo enzima, di questo DAO. Quindi dopo dobbiamo andare, oppure in alcuni casi ci sono poi delle cause genetiche, quindi ci sono delle situazioni genetiche dove la persona esprime meno livelli di questo enzima, di questa DAO, di amminossidasi. Quindi poi anche lì c'è da indagare bene la persona, però in alcuni casi, cioè nella grande maggioranza dei casi, può essere una situazione reversibile. Quindi aggiustando l'alimentazione, magari stando attenti appunto al discorso alcolico e al discorso di disbiosi intestinale, si possono riaumentare i livelli di questo enzima e quindi poi vedremo che l'istamina si abbassa e vedremo diminuire anche i sintomi legati all'eccesso di istamina. Certo. E quindi la persona si sentirà meglio, magari non avrà più quelle cefalee, quel anche fenomeno di orticaria. Quindi Questo è un esame è un esame semplice da andare a fare o ci sono dei laboratori specializzati? Sempre il solito discorso. specializzati, lo conoscono, già lo conoscono in pochi, poi si fa soprattutto appunto in sicuramente laboratori specializzati, privati, Certo. perché Infatti, guarda. Certo, non è ancora così conosciuto anche come tipo di Rita ci chiede, quindi se fenomeno. si hanno dei disturbi, quali sono le analisi da fare? Partiamo da questo enzima, no? No, 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 sicuramente sintomi allergici, le analisi da fare sono il dosaggio delle IgE totali, poi si fa quello dicevo, il prick test, poi si fanno le IgE specifiche contro appunto vari alimenti o altri acari, altre sostanze. Quindi gli esami iniziali da fare sono quelli IgE totali, IgE specifiche. Il prick test e poi in caso di dermatiti allergiche da contatto si fa un altro esame che si basa su dei cerotti che vengono, magari qualcuno l'avrà già, magari l'avrà anche Sì. Patch fatto, si chiama patch test e test. quello è un esame per vedere se ci sono delle forme allergiche da contatto, quindi delle dermatiti da contatto. Se poi tutto è negativo, però la persona continua ad avere sintomi allergici, può essere utile appunto fare anche questi dosaggi del DAO e dell'istamina, perché sotto ci potrebbe essere appunto un'intolleranza all'istamina. Però Certo, sono esami certo. successivi, sicuramente non di primo livello, non di primo Ma livello. diciamo quando le IgE totali sono elevate, nel 90% dei casi è un'allergia. Sì. Diciamo Ok. che sì, Ci sono sono degli proprio altri le casi forme. dove queste IgE, se sono Sì, un elevate. po' più particolari, specifiche, però di solito sono proprio legati a fenomeni allergici, quindi l'aumento delle IgE sicuramente c'è da pensare a delle allergie, ad un'allergia, ad una forma allergica. Quindi Certo, sono proprio gli certo, certo. anticorpi delle allergie. E poi si fanno questi altri accertamenti con eventualmente anche quei dosaggi del DAO e dell'istamina.
Oltre Certo, che magari comunque. può essere utile anche in un'ottica integrata fare degli esami sull'intestino, quindi andare a vedere l'infiammazione intestinale, la zonulina, la disbiosi. Proprio Quindi. perché si accompagnano l'uno Sì, all'altra. esatto, esattamente. Sì. Oltre che poi ad esami magari generali come l'emocromo, già dall'emocromo, noi magari possiamo vedere un aumento all'emocromo degli eosinofili. Gli eosinofili sono dei globuli bianchi che si alzano o per le allergie o in caso di parassitosi. Quindi, quando noi abbiamo già all'emocromo gli eosinofili alti e magari abbiamo anche le IgE alte, allora Allora, è campanello di qu quasi allarme sempre allergico. un'allergia. Quindi già anche Quindi, dall'emocromo poi si possono in fare questo altre periodo, analisi. se io vado a fare delle analisi classico emocromo, trovo quasi tutti, troviamo magari gli eosinofili in questo periodo un po' elevati, sappiamo che per quello, quindi. Persone allergiche hanno magari un po' di eosinofili elevati, dopo ecco l'altra causa sono le parassitosi intestinali, che anche quello Ecco, alcune volte. dov'è quel limite? Cioè, secondo te, quando conviene prendere un antistaminico e quando è meglio cercare di resistere a questo? Quando ci sono reazioni violente acute, che comunque incidono molto sulla qualità della vita, sulle attività generali, allora conviene ricorrere a dei farmaci, quindi che in breve tempo possono ridurre la sintomatologia. Poi, in accompagnamento, quando magari il quadro acuto violento si calma, in affiancamento possono essere utilizzati anche altri rimedi. Quindi magari non abbandonare completamente il farmaco, però gestire l'allergia magari affiancando dei rimedi naturali, quindi Esatto. ad esempio delle vitamine o dei sali minerali che già possono aiutare. La vitamina C. Esatto, quello che abbiamo detto Certo. prima. Però diciamo Certo. che il farmaco aiuta molto nella fase acuta violenta, lì serve, perché la persona continua a starnutire con congiuntivite, veramente, poi naso che cola, quindi si sente molto anche debilitata. In quel caso lì c'è bisogno in breve tempo di agire. Lasciamo stare però la tachipirina. Vabbè, quella è per la febbre, quindi per altre situazioni. E per la febbre, ma come leggevo poi anche l'altro giorno, un'altra volta, cioè la tachipirina e soprattutto la febbre è un segnale, non è una è un segnale che ci sta dando il corpo, quindi non abusiamo della tachipirina come è stato dato come profilassi, ma quindi cerchiamo di rimanere fuori da questo sistema. Ci sono tantissimi rimedi naturali, ormai di antinfiammatori naturali ne abbiamo tantissimi, ne conosciamo tantissimi, di antistaminici un po' meno, però cerchiamo di abbassare poi, come dici tu, anche tutte quelle condizioni di esposizione che possono essere l'esercizio fisico eccessivo, quindi magari riduciamo. Non dovete rinunciare all'intensità dell'esercizio, ma al volume dell'esercizio, quindi ridurre proprio il volume e al tempo stesso ridurre sicuramente dolci, pane, pasta, pizza, che sono un boost di tutte le patologie, ma in questo caso che proprio enfatizzano i sintomi fastidiosi delle allergie. Torniamo sempre lì. Sì, e poi vabbè, non Allora. abbiamo detto della vitamina D, anche quella Ecco, la adesso col vitamina bel D. tempo, col sole, anche la vitamina D riequilibra la bilancia, anche lì l'abbiamo detto una milione di volte, cercare adesso di prendere il sole con la bella stagione, produrre vitamina D, che anche quella già quella riequilibra un po' la Sì, poi bilancia. abbiamo detto tutte queste cose qua, non abbiamo parlato del tessuto adiposo, che ormai è un vero e proprio organo, che spruzza ormoni a tutt'andare ed è poi il responsabile dell'infiammazione che, se abbiamo ripetuto mille volte, si somma a tutte queste cose che diciamo. Quindi andare anche a ridurre l'infiammazione sistemica attraverso una riduzione della circonferenza addominale va ad incidere potentemente a queste cose. Le abbiamo detto prima, per esempio, Riccardo prima parlava di questa cosa, no? Del fatto che lui ha tolto legumi, ha tolto determinate cose e non ha più starnutito, cioè proprio
è in relazione a questo, eh. Sì, sicuramente anche il grasso ha un fattore infiammatorio, il grasso addominale butta fuori molecole infiammatorie a non finire, quindi anche quello da regolare. Certo. Vedi, per l'allegria mi sono trovata molto bene, per l'allergia probabilmente, non è sicuramente un'allegria, però per l'allergia mi sono trovata molto bene con l'agopuntura in testa, i Anche. microaghi da tenere finché si tolgono da soli. Nei giorni più critici però serviva un po' di antistaminico, come dicevi tu, Marco. Per il resto i disturbi sono sopportabili con gli aghi, eh. In effetti ci sono delle evidenze anche con l'agopuntura che agisce contro le allergie. Sappiamo che l'agopuntura, Agisce su allora, tante innanzitutto la cose. può fare solo un medico, l'agopuntura, quindi già questo è importante. E sono stati fatti tanti studi e hanno visto anche un beneficio in effetti nelle allergie con l'agopuntura. Certo, Federica ci le abbiamo già parlato prima, il consumo di latticini incide, vero? Sì, infiamma l'intestino, disbiosi, permeabilità e poi aumenta il muco. Quindi l'eccesso di latticino aumenta il muco, le secrezioni mucose e questo può peggiorare sintomi respiratori soprattutto. Come vedete, le soluzioni sono sempre simili perché è sempre quella la via, cioè siamo veramente tutto correlato, come Sì. sempre. Quando parliamo proprio di reazione del sistema immunitario, il sistema immunitario reagisce sempre agli agenti esterni, una reazione a un alimento, una reazione anche a un agente esterno. Va bene, dai. Allora, le domande, non ci sono più domande, quindi a voi aggiungere qualcosa? No, più o meno, ecco, abbiamo detto anche, abbiamo spiegato bene la differenza con il test delle intolleranze, con differenza intolleranza allergia. E ecco, cioè, il messaggio è i farmaci quando servono bisogna utilizzarli, quindi in questo caso antistaminici e cortisone, però abbiamo cercato di spiegare che esistono in affiancamento dei rimedi, delle soluzioni, diciamo, più fisiologiche, più naturali, che possono davvero aiutare a star meglio le Esattamente. persone allergiche e ripeto, Esattamente. proprio focalizzarsi molto sul proprio l'intestino, perché è lì che veramente si giocano le battaglie col sistema immunitario, quindi stare attenti all'intestino, cosa si mangia, allo stress, perché lì si gioca tanto, tanto lì. Si gioca tanto lì, giustamente, e poi hai tirato in ballo quel discorso dell'istamina. Che guarda caso, L'enzima quello, espressa ecco, a quell'enzima livello è proprio lì, intestinale. è Esatto. proprio lì e va a essere poi assolutamente determinante. L'ultima domanda di Marco, latticini, parli di caseine, lattosio o anche le proteine? Allora, sul latte poi, Proteine del per il siero, eh? lattosio c'è l'intolleranza, cioè manca l'enzima che digerisce il lattosio e quindi si parla di intolleranza. Poi c'è l'allergia alle proteine del latte, quindi alla caseina, e lì si parla invece di allergia, quindi allergia alle proteine del latte e intolleranza al lattosio, sono due meccanismi diversi, come ho detto prima. Certo. L'allergia alle proteine del latte è fre abbastanza frequente in età pediatrica, poi può anche sparire con la crescita, la persona non è più allergica. Poi ci sono persone invece che diventano allergiche alle proteine del latte, anche in età adulta ci sono. E però soprattutto poi diventa predominante l'intolleranza al lattosio. Crescendo si viene a perdere l'enzima che si chiama lattasi, che digerisce il Certo. lattosio e quindi si sviluppa l'intolleranza al lattosio. La famosa famiglia delle graminacee, le grandi incriminate di tutti i nostri sintomi. Comunque abbiamo fatto un quadro generale veramente di quello che sono le pratiche che potete mettere in pratica fin da subito. Rita dice sì, giustamente, e guarda, è l'ennesima persona che scrive togliendo glutine, pizza, pane, ora sto meglio. Proprio vedete come basta. Una piccola accortezza dal punto di vista alimentare a migliorare la qualità di vita. Vi ripeto, un contributo lo dà anche l'esercizio fisico sul sistema immunitario, ma deve essere sempre ben dosato, esattamente come in una curva gaussiana, all'inizio troppo poco non
non riusciamo ad ottenere un miglioramento della qualità di vita. Se ne facciamo troppo, otteniamo un insulto al sistema immunitario, quindi è fondamentale ricercare un equilibrio anche lì. L'ultima domanda, l'integrazione di enzimi digestivi come la lattasi aiuta? Per l'intolleranza al lattosio, sì. Esistono le pastigliette di lattasi che aiutano a digerire il lattosio. Addirittura, tornando al discorso delle proteine del siero del latte, esistono anche le proteine del siero del latte con all'interno alcuni enzimi proprio digestivi, quindi direttamente ti danno tutto il pack, anche quello digestivo. E Tania, pochi medici lo dicono, Marco, siamo sempre lì, Sempre il lì, discorso è l'abbiamo sempre detto anche lì quello. tante volte. Sì, ad esempio quel discorso dell'intolleranza all'istamina in effetti è ancora un poco conosciuta e sono pochi i laboratori che lo fanno, quel test che Certo. dicevo. In effetti bisogna un po' cercarli con l'anternino, però speriamo Partiamo che. sempre dal discorso che hai detto tu, facciamo le IgE, iniziamo a vedere le IgE, guardiamo gli Quello è un eosinofili, secondo livello, cioè un secondo livello. tendenzialmente l'allergia già lì si vede. Poi, se vi è anche quella componente dell'istamina, Certo, potrebbe essere interessante anche poi approfondire, come dici tu, la zonulina e tutto il discorso intestinale. Senti, grazie, hai dato come sempre un grande contributo anche dal punto di vista diagnostico, eh? Dal punto di vista diagnostico veramente hai dato anche un bel quadro sulla cosa, ma soprattutto sei riuscito a fare un quadro generale su come in modo naturale possiamo bloccare queste benedette allergie, perché a volte si in termini medici bloccare, fermare, non funzionano molto bene, ma in realtà sì, in questo caso, cioè in questo caso, vedete, c'è più di una persona che ha detto io tolgo pane, pasta, pizza, io tolgo legumi, latticini e oggi non faccio più starnuti da anni, quindi qui parliamo proprio di bloccare in alcuni casi. Allora, grazie a te Tania, grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato, ci vediamo giovedì all'interno del gruppo con un'altra diretta privata. Per entrare nel gruppo dovete visitare il gruppo in alto a destra sulla pagina. Grazie Marco, ci Grazie rivediamo presto, ok? Grazie a tutti voi, ciao Elisabetta, grazie mille a tutti voi e buona serata.